Benvenuti a questa puntata di Musica Attiva, io sono Cristina, ho qui con me Jure e con noi ci sono i Monoscopes, che sono Francesco, Paolo e Tommaso. Avete un microfono se volete anche dire che strumento suonate. Chitarra, chitarra e voce, tastiere e cori, e oh. poi vabbè manca il batterista e il bassista che... Sono latitanti questa sera. Come serie. si chiamano? Eh, Francesco il batterista, eh, Francesco Sicchieri e Alex Villani il bassista. Voi siete già venuti a Musica Attiva nel 2018? Sì. Rifacciamo comunque un attimo un excursus. Quando sono nati i monoscopes e come sono nati? Eh, beh, sono nati con la canzone che sentirete, che abbiamo suonato stasera. Che abbiamo già sentito, in realtà. Sì, ok, che avete già sentito, ma la risentirete dall'inizio dopo, eh, che si chiama Sometimes You Just Get Lost. Da, da quella canzone è nato un po' l'idea del progetto, come un qualcosa che si avvicinasse, boh. Idealmente, alle sonorità di, di certa musica inglese, della, eh, principalmente gli Spiritualized, comunque gruppi del The Gaze eh, perché quella canzone là ha un po' quel respiro, un po', un po gospel, un po'. Eh, e, e da lì è un po' è partito tutto, è partito il progetto. Sono, ci sono agganciato una serie di altre canzoni che avevo scritto, eh, abbiamo inciso quella come singolo ancora ormai diversi anni fa. Con un, un'altra formazione, poi per un po' le cose si sono fermate per una serie di vicissitudini personali, ovvero terza figlia, e, e poi dopo eh, siamo ripartiti. Eh, diciamo, io ho cominciato a fare l'album più o meno da solo, e un po' alla volta, diciamo, siamo. È stata un po' come la fiaba dei Grimm, quella del, del, del musicante di Brema: prima ho trovato il batterista. Francesco, eh, trovare un batterista è sempre un'impresa perché sono rari e spesso suonano troppo e, e cercavo un batterista e ho visto che Francesco sul profilo di, di Facebook aveva gli Spaceman 3 eh, come, come immagine di profilo. Che sono il gruppo del il precedente del cantante gli Spiritualized. Sono uno dei miei gruppi preferiti. Va bene, un batterista che. tutto amore a prima vista. Esatto, un batterista che è Space 3 vuol, vuol dire che non suonerà troppo. E infatti, è così è stato, lui è, ci siamo trovati, un po' a suonare, eccetera. In realtà io avevo registrato un sacco di roba anche con la batteria elettronica, campionate eccetera. E invece, poi dopo ho detto: eh, queste cose vanno suonate dal vivo, cerchiamo anche un bassista lui, Paia, lo, Francesco, ha detto Paia, lo conosco da un'eternità e quindi con, con loro due in realtà ho detto, vabbè, adesso ho dei musicisti seri e abbiamo reinciso diversi pezzi del primo disco assieme, appunto con, con Francesco al basso e l'altro Francesco alla batteria, registrato da me, poi dopo c'era anche in ballo Marco degli Esposti che è un musicista del, della zona tra, tra Rovigo e Mantova. Che ha uno studio, Pestanza in Studio in provincia di Mantova. Che lui, lui è un po' di strumentista, chitarra, basso, tastiere, cori, tutto quanto. E lui è entrato a suonare in un, in un pezzo. E ha fatto un sacco di roba, ma che ne dici? Facciamo, entri anche tu nel, nella, nella banda. E allora, è entrato anche lui nella banda, e per un po' siamo stati noi quattro. Abbiamo fatto. La promozione del primo disco e abbiamo registrato uh, noi quattro anche tutto il secondo disco. Primo disco, scusami, che e si chiama e in e che anno? Così mettiamo anche allora qui il: Allora, il primo disco uh, si chiama Pain Killers and Wine ed era del gennaio del 2000 e è uscito nel gennaio del 2022. E, e conteneva appunto, contiene anche la canzone che avete sentito nel passato, sentirete nel futuro. Sometimes, eccetera. Abbiamo pubblicato quel disco là. C'è eh, uscite anche, cioè anche recensioni sulla stampa inglese. Abbiamo avuto un po' di una bo una mezza botta di culo. Okay. Abbiamo girato per presentarlo. Abbiamo suonato un po' in Lombardia, Veneto, Emilia, Romagna, eccetera, eccetera. Sempre qui in zona. E poi nel frattempo abbiamo cominciato a lavorare al secondo disco. E il secondo disco è sempre suonato da, da noi quattro. E, e poi, vabbè, nel, disco, nel secondo disco si intitola Encyclopedia, che è uscito a gennaio. Di quest'anno, sì, quest 2024, per la nostra etichetta Big, Big Black Car Records. E in questo disco abbiamo ospiti: vabbè, c'è Tommaso Cerasuolo di Perturbazione che canta in un pezzo. Abbiamo una, un vecchio compagno di militanza dei Jennifer Gentle, Francesco Candura, al basso in una canzone. E poi il resto abbiamo fatto noi. E poi praticamente quando si è trattato di fare la promozione, siccome. Marco degli Esposti lavora molto in studio, abbiamo reclutato altri due membri, ovvero il qui presente Tommaso, la tastiera e Cori, e poi eh, per ultimo Alex Villani al basso, che è il virtuoso della band. Ecco, e, quindi mm. da, da uno siamo diventati prima due poi tre, e eh, tra parentesi, nel frattempo Francesco è passato alla chitarra. Esatto. Ah, ok, quindi tu suonavi il Seinato come bassista? Io, cioè no, sono entrato, come, entrato bassista. come bassista, poi quando è arrivato Marco degli Esposti è, entrato, è passato lui al basso. Ci, ci alternavamo più o meno in base alle canzoni. E qualche canzone lui suonava la chitarra, io il basso, e viceversa. E dopo il terzo figlio arriverà il terzo album? Sì, ci stiamo, ci stiamo già lavorando. Già lavorando? Sì, 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 C'è cioè, tutto. tutto. Stiamo facendo, cominciando a lavorare gli arrangiamenti delle canzoni. In questo questa continua evoluzione della composizione del, del gruppo eh, ha creato nuove sinergie, immagino? Beh, diciamo che lavoriamo... La, una grossa differenza che c'è è live, perché abbiamo... Un impasto ancora più ricco, avendo. perché alla fine le tastiere sono, fanno una grossa differenza per il tipo di musica, una musica basata molto sull'armonia, e quindi l'organo è per me lo strumento principe per eh, scandire i, i cambi armonici, fa più o meno il lavoro anche di un'orchestra per certi versi, e quindi quello secondo me ha dato una grossa svolta anche um, alla, alla parte live. E su disco vediamo cosa succede, perché alla fine io arrivo un po' con gli scheletri delle canzoni. E poi un po' alla volta a turno di solito prima il batterista, eh, poi lui si, si va a, a, diciamo, a finire a fare l'incastro. Spesso noi non lavoriamo necessariamente sala prova. A volte proprio ci giriamo, ci giriamo le, le registrazioni e finiamo l'arrangiamento, magari ciascuno per conto proprio, col proprio strumento o con calma. E poi dopo si, si, si lavora e per poi registrare. unite tutto in sala prove praticamente. Sì. Ma infatti volevo chiedere come è stato unire le tastiere a, a, a quello che c'era già, quello che era già il movimento musicale del gruppo è, è stato intanto una bellissima esperienza perché, comunque cioè, a 18 anni ho la possibilità di suonare con dei musicisti, che dire eccezionali e svalutarli e anche poter fare questo tipo di esperienze live è una cosa che insegna tanto, soprattutto a suonare so sotto pressione, i primi concerti sono stati un po' asfissianti, <ride> diciamo, e adesso non dico di esserci abituato, però mh, una volta cominciato, Lance. esatto, ci Lance si prende un, un po', po la meno mano. quando, esatto. Si... <ride> E, e no, fa molto piacere. È, è interessante, soprattutto, suonare uno strumento che funge più da sottofondo che da protagonista e trovare dei modi non dico originali, però adeguati al genere per inserirlo nel contesto, nelle canzoni, anche in modi diversi, visto che nel nuovo album ci sono canzoni di un sacco, cioè di, di diverso tipo, diciamo. Ecco. Eh, I monoscopes comunque dal primo album al secondo sono cambiati abbastanza secondo me, forse anche grazie appunto alle tastiere e ad altri elementi che avete aggiunto, mm, non so se posso dire una cosa del genere, però oserei dire che è un po' più pop diciamo il secondo rispetto al primo. Sì, sicuramente dei pezzi molto più pop e poi appunto il secondo è nato con Francesco e Francesco e Marco già... Che provano tutte le canzoni fin dal principio e, e quindi con un suono più di gruppo. A me piace pensare che io faccio le bambole e loro le vestono, okay. e ci mettono dei bei vestiti. E, e il risultato finale ne guadagna in messa a fuoco in, in, e anche ci sono delle cose che sono cambiate in studio, gli arrangiamenti o magari non so. Un pezzo che avevamo provato solo chitarra e batteria eh, lo mandavamo a lui e lui da casa faceva delle cose. C'è cioè stato un pezzo, il secondo, The Green Bad. Che, quando, quando è arrivato alla sua parte ho detto cazzo cos'è sta roba <ride> eh, e sono rimasto a bocca aperta perché ha fatto tutta una cosa con l'e-bow che è quell'attrezzo che si usa eh, mm, si mette sulle corde della chitarra e le tiene e le manda in risonanza come se fosse un violino un archetto di un violino E... E infatti sì, ne, ci sono delle canzoni nettamente più pop in questo disco. Sì, rispetto al primo sicuramente sì. Il terzo l'avete portato sempre un po' sulla linea del secondo, quello che farete con le canzoni che avete già pronte. Allora, eh, diciamo che non, abbiamo non ne abbiamo di... ancora provate, le, 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 le hanno, ne hanno sentite molte, magari alcune... Ne, eh, vedremo quali arriveranno in finale, però molte di quelle nuove sono ancora sono sempre piuttosto pop. Okay. E alcune più altre di meno le parole le scrivi sempre tu? sì sempre? sì okay. le vostre esperienze live che vi hanno più eh, emozionato? per esempio cioè, do, voi vi sentite immagino mh, più animali eh, da palcoscenico eh, animali <ride> da palcoscenico anche no. se magari non disdegnate lo studio oppure il contrario? Eh, esperienze live... L'altro sabato avevo la febbre, per cui <ride> <ride> è stata un'esperienza. E, e ciò nonostante sul palco questo COVID, <ride> no? Beh, a, a parte gli scherzi, cioè, eh, il palco è sempre una cosa molto diversa dallo studio. C'è sempre quella, quella piccola ansia prima il durante, il dopo, cioè è sempre un'esperienza molto diversa e si spera sempre di trovare da suonare perché quello è il problema più grosso, è difficile suonare in giro. Però quando si, Penso dice, però, si crea una bella situazione, sì, sì, fino adesso devo dire che abbiamo sempre trovato situazioni molto carine, insomma. per cui magari a discapito della quantità c'è cioè un po di qualità ecco. esperienza particolare che vi, ha, che vi ha colpito che vi è piaciuta Beh, uno dei posti più belli dove suonare è l'anfiteatro del venda bellissimo eh, quello è un posto veramente magico in cui suonare cioè, ho suonato una, una pasquetta di pomeriggio eh, quello ovviamente è un posto che ti, ti tira su se no sono in realtà me piace molto suonare Albano, Fa Montagnana, perché è un posto in cui sono... ci ho suonato un sacco di volte anche con altri progetti, ma è un posto particolarmente bello, speciale. Eh, L'ultima volta mi ha suonato assieme ai CAT, c'era gente, c'è il calore, perché poi dopo alla fine i concerti fanno... una, una grossa differenza la fa il pubblico, cioè se c'hai una situazione di, 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 di interscambio, fondamentalmente tu spingi di più, ti senti di più, ti... Sei più coinvolto e, e un concerto cambia da così a così. Mentre di fatto, quando, quando lavori in studio, cosa che a me piace moltissimo fare in realtà, ehm, il, quando sei in studio parli a un muro, insomma, ti devi immaginare il destinatario, e quindi è anche molto diverso come, come metodo di lavoro. A me, in realtà, la cosa che piace di più in assoluto è il momento in cui esce fuori una canzone nuova, proprio quando esce fuori lo scheletro, la melodia. Eh, I primi accordi perché è il momento in cui c'è qualcosa che prima non c'era e quella è una cosa, la cosa che a me dà più emozione in assoluto. però poi anche suonare dal vivo, lavorare in studio, mi piace moltissimo, se no non sarei qua. A proposito di qualcosa che prima non c'era, avete anche qualche video, giusto? Avete anche voi un canale YouTube eh, che mettiamo qui sotto e eh, con qualche video. Puoi raccontarci qualcosa di questi video? Allora, sì, lui, di due, ci Del nuovo disco ci sono due video fatti da Samuele Gottardello, noto anche come Black Sagan. Fa musica strumentale per Maple Death. È una vecchia conoscenza di, di, di tanti, tanti. anche lui, è uno che ha avuto 100.000 gruppi e ha fatto, abbiamo girato due video con lui. Eh, in ripresa diretta, cioè diretta e non diretta, perché naturalmente sono montati. Eh, con, con vari effetti psichedelici per i due. Eh, primi singoli di questo disco eh, cioè The Electric Muse e Hey Atlas eh, e poi vabbè abbiamo fatto un po' di cose anche un po' più fatte in casa nel senso io ho fatto un video per um, You're gonna be mine eh, di recente montando delle riprese che avevo fatto in giro in posti remoti su per le montagne e per il disco scorso abbiamo fatto un video eh, in stile Andy Warhol, quelle, i screen test Andy Warhol che si vedono, ci sono quelli di Nico, di Lou Reed, dell'epoca d'oro del, della Factory, inquadratura in bianco e nero della persona che, che fa okay. cose, che, che beve la birra, quindi c'è lui che beve la birra, eh, c'è qualcuno che fuma, <ride> e quello era per il primo singolo Ege's of dell'altro dell disco. Eh, esatto, il regone di tour. Francesco tour. Quelli invece ce li siamo fatti da soli e li usiamo anche oh, come proiezioni dietro al palco quando si riesce ad avere il proiettore a ricordarsi ah, la chiave. E okay, quindi USB. avete anche il video quando riuscite. Quando riusciamo, sì. A proposito di concerti, quali sono i prossimi concerti? Il 15 dicembre a Villa Albrizzi Marini. Eh, a San Zeno degli Ezzelini c'è un festival psichedelico organizzato da, da un promoter di Milano che è una nostra nuova conoscenza e speriamo diventa, diventi una grande amicizia. Ok, quindi tutti in Villa Albrizzi Marini a dicembre. Okay. <ride> Voi avete un'etichetta? Siete con qualcuno? Allora, noi riusciamo con la nostra etichetta che è Big, Big Black Car Records, che deriva da una canzone dei Big Star che è uno dei tanti gruppi che fanno da riferimento per questo progetto che è un gruppo power pop degli anni 70 non li conosce quasi nessuno ma eh, non li conosceva quasi nessuno adesso puntualmente li citano nelle recensioni assieme ai Beatles e ai Beach Boys perché ormai hanno fatto scuola quindi viene fuori le 3b Beatles, Beach Boys e Big Star e i Big Star hanno venduto 4 dischi quando erano però ho pensato di chiamare l'etichetta come quella canzone lì perché è una, una canzone che adoro come atmosfera e come tutto e adesso comunque stiamo facendo anche delle collaborazioni con un po' diverse delle etichette del Veneto tra cui Go Down, eh, Shirek, Dischi Soviet Studio eh, Ugly Dog Records eh, di, di, di Bassano <sussurra> e stiamo facendo una serie di concerti sia a Villa Brizzi Marini adesso mi ho cominciato a farli anche a Padova al Nadir che ci ha gentilmente ospitati sabato scorso eh, con il nome United Underground e mh, praticamente stiamo facendo dei, dei micro festival con 3-4 gruppi eh, e sono delle cose interessanti perché alla fine mh, mh, è un modo anche per, per ritrovarsi tutti assieme a suonare e, e, mh, e spingere questa cosa che anche per via del covid o anche per via eh, sì, di, 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 di tante evoluzioni storiche si è un po' fermata c'è cioè quello dei, dei concerti dal vivo di, di, di gente che suona veramente eh, senza tante basi con il sudore, le bacchette, le corde di metallo e tre o quattro gruppi quindi presi dalle varie etichette dalle varie etichette di e, solito è uno, uno per etichetta ok ok perfetto Ci sono state fatte quattro a Villa Albrizzi adesso la prima al Nadir contiamo di portare il progetto anche in giro per. United per Underground, giusto? C'è anche un sito. Al momento non c'è il sito, però non il sito, ci sito, potremo ma pensare. Magari per quando uscirà il video avremo il sito. Esatto. In caso ve lo mettiamo qua sotto. Ok. <ride> allora. E ci dai qualche sito vostro invece? Sì, il nostro: è monoscopes.com, c'è un, un po' di tutto. C'è il link ai social dove trovate le cose più svariate. Ci sono un po' le anteprime dei video. Link a Spotify, un po' di bio. In caso aveste nuovi concerti li scrivete lì quindi li troviamo eh, io, concerti, su Instagram i concerti tendenzialmente su. su Instagram perché tenere aggiornati 10 cose è una cosa okay, che ok noi mettiamo il link sia in, di Instagram in, che di Instagram Instagram è la, la cosa migliore perfetto va bene noi vi ringraziamo per essere stati qui grazie. con noi allora, grazie a voi eh, chiediamo ai nostri spettatori di metterci un mi piace e un segui se vi è piaciuta la puntata e alla prossima e vi ringraziamo tantissimo di essere stati con noi grazie mille ciao cin cin